Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi volevo far conoscere il mio nuovo coniglietto. È la nuova mascotte del canale. Si chiama, rumbo di tamburi, Lampo! Che c'è? Perché non mi risicchiare la maglietta? Ma ci sono sì che non le magliette, lo sai? Che tu rabbia. Che c'è? Lo so che quella è una telecamera. Che cosa? Ah, ok. Ha detto che vuole fare tutti i video da solo. Eh no, tu non c'hai la videocamera, ce l'ho soltanto io. Che fa? Non mi mordicchiare la maglietta. Domani cosa ti diceva? Non mordicchiare le magliette degli altri. In braccio. Sei salito. Ma come fai a scendere? Ora vogliamo vedere come scendi. E dalla gabbia anche, è anche più alta la gabbia. Aspetta, so io come farlo scendere. Vai, facciamo lo scivolo. Te lo ricordi questo? Vai! Vai! Mi fa la caduta, ciao! No, da questa parte! Sei da circo! Aspetta. Ha un bel pompon. Sì. Anche per fare con la A, con la B. Ecco, il viaggio. Viaggi bellissimi. I viaggi dentro l'aereo, ecco. Siamo arrivati nei viaggi. Treno, ciuf ciuf. Ma sei carino. Ragazzi, tunnel, il treno sta partendo, dai forza su, non devi mica perdere. Fatto un bisognino in diretta. Dai, andiamo a prendere, io ti lascio qua, io arrivo subito con la paletta. Aspetta, non l'ho messa a lavare, lascia, pulino dopo. Perché? Ti devi affezionare a me? Sta facendo la strada, così riconosce la strada del viaggio. Che c'è? Lo so, stai facendo ancora cacca, Questa è la foto di famiglia, della sua famiglia. La gabbia, il fieno, quella è la sua famiglia. L'acqua. Oh, ma mi era inciso la tenda in faccia. Capita, sai. Capita spesso. Ecco. Vieni in braccio a me. Mamma ne ha fatte di cazzo. Ci vado io lì dentro. Perché tu fai sempre bisognini là dentro. E no, va bene. Dai, giochiamo da caparella. Ora ti prendo. No, c'è. Ti prendo. Ti ho preso. Ora tu sei tu che mi devi prendere. Lo so, hai fame. Pallina da calcio. Ecco, la nostra palla da calcio incomincia a giocare. Sì, ha fatto gol. Ha sempre fame. Anche fin troppo. Mangiamo sempre tanto noi.
Però la cosa più bella è mangiare. Certo, oltre agli altri. Ma qui, ma mamma, se ne è mangiato il pellet. Era buono. Sì, gli piace un sacco il pellet, però una volta ogni tanto lo si deve fine mese lo portiamo al veterinario, facciamo controllare, pesare, per vedere se può mangiare altro. Sì! E se può mangiare anche a me. Vero? Non credo. Io sono tutto ossa. Può mangiare un po' di verdura. Io sono tutto ossa, però. Vero. Quando divento un po' più grande, va bene se mi può mangiare, sarò tutto pelle e ossa. Tranquillo, le mie non sono molto buone. Ma il tuo no. Va bene, sta mangiando. C'è bisogno di un pellet dito. I pellet dito sono è un pupazzo per i conigli. Ciao, io sono il pupazzo pellet. Mi vuoi mangiare? Non puoi. Sono io sono il pupazzo pellet e tu non mi puoi mangiare. Come si lava il coniglietto? Io non mi lavo proprio uguale. Lui si lava tantissime volte. Musica rilassante, prego. Allora io sto qui. Lui è mio fratello. Solo che io sono nato prima di lui. Lui è un mese, io 7 mesi. 7 anni. 7 mesi. Ma me ne sono soltanto accorto ora. Che ha fatto? Ha fatto cacca dentro l'acqua. Ci vuole una bella mira. Mamma, forse sai cosa? Sono stato io. Forse l'ho fatto apposta, mentre lo volevo mettere qua, ma dopo mi è scivolato, l'ho messo là. Gabbia pulita questa mattina, un disastro. Sì, sì, era anche meglio di ora. Ora è in porcile. Ecco. E va bene, sta mangiando, salutiamo tutti. Nella vecchia fattoria, io. E ci aggiorniamo quando lo portiamo dal veterinario, sì. Va bene? Non vi voglio cantare una canzone. C'è il lampo, lampo. Lampo, lampo. Ciao a tutti gli amici, iscrivetevi al canale, mettete il tanti pollici in tu. Ciao.